sole capaci di esaurire tutto il budget, noi correremmo il rischio di pregiudicare i legittimi diritti dei lavoratori. Ricordo male, o questi provvedimenti sono nati tutti, dal primo all'ultimo, per garantire la prosecuzione delle attività e garantire comunque la continuità della prestazione lavorativa. Ecco, io credo che questo emendamento, se ha una funzione, è quella di essere sicuro che i lavoratori dipendenti possono avere quanto a loro spetta. Voteremo favorevolmente. Sì. La ringrazio, deputato Sisto. Nessun altro chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione sull'1.210. Bossa. Cesaro Antimo. Ha votato? Chi altro? Pilozzi. Fossati. Ecco. Ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 141, contrari 306, la Camera respinge. Siamo all'1.86 Baldassarre. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole della redattrice di minoranza, e c'è il parere contrario della Quinta Commissione. Deputato Sisto, prego. Grazie Presidente. Non sembri campanilismo, in Parlamento diciamo la capacità di non essere attaccati al proprio territorio in favore della correttezza delle leggi è assolutamente dovuta, ma a me sembra che quando si chiede di garantire la continuità occupazionale per almeno 7 anni dal trasferimento di proprietà degli stabilimenti del gruppo Ilva per i dipendenti precedentemente assunti, si dice una cosa sacrosanta, una cosa doverosa. Qui si corre il rischio di vanificare lo scopo di questo provvedimento. Allora avere questa polizza fideiussoria scritta, netta, chiara, precisa, che garantisce i nostri lavoratori, a me sembra un provvedimento senza appartenenza. A me sembra che costituisca ancora una volta il minimo per poter avere una legittimazione a intervenire con questa gravità e con questa pesantezza giuridica e sistematica su questo settore. Io credo che il Parlamento, di fronte ai problemi occupazionali di lavoratori assolutamente incolpevoli, anzi molte volte penalizzati da determinate situazioni e scelte imprenditoriali, non possa che valutare questo emendamento come doveroso. Ecco perché Forza Italia voterà convintamente a favore di questo emendamento. Grazie. Deputato Palese, prego. Sì, grazie Presidente. Anche noi votiamo a favore di questo provvedimento, a maggior ragione rispetto